stare, rimanere fermi in due fissi e caricare. Le cariche devono essere semplici. Prove tecniche di G8 questo pomeriggio a Milano. Il popolo di Seattle si è riunito sui navigli e in due gruppi, uno che rappresentava le forze di polizia, l'altro i manifestanti, ha dato vita ad una sorta di simulazione degli scontri che potrebbero avvenire tra un mese a Genova in occasione del G8. Come ti senti nelle vesti di poliziotto? In qualsiasi ruolo basta che non ci sia violenza. Ci vestiamo e prepariamo una simulazione. Ci attrezziamo con l'armamentario classico. Prove tecniche di G8, vi presenterete così? Certo. Pensi che sarà necessaria la maschera antigas? Suppongo di sì. Siete pronti ad ogni eventualità? Secondo me, come punto di vista, così si andrà a prima fine. E così, tra lanci di fumogeni e maschere antigas, assalti con l'idrante e barricate, i giovani dei centri sociali milanesi hanno inscenato una vera e propria battaglia cittadina. L'esito, non per tutti, positivo. Come è andata questa prova di G8? Per me male perché sono stato arrestato.